Via. Buongiorno, ci troviamo alla Stockhouse di Corso Sempione 51 a Milano per la presentazione del nuovo smartphone Motorola, il nuovo Razr. Grazie Lella. Prego. Dunque, questa è una piccola presa di contatto appunto durante la presentazione ufficiale del nuovo Razr di Motorola. Il nuovo smartphone su piattaforma Android, in questo caso la 2.3.5, di questo nuovo bellissimo telefono. Telefono caratterizzato da dimensioni molto, molto ridotte, un telefono con solo 7 mm di spessore, quindi incredibilmente portatile. Diagonale display da 4,3 pollici con risoluzione QHD, quindi 540x960 pixel. Il telefono è mosso da un processore da 1,2 GHz dual core, ha 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibili con memoria micro SD. Come dicevamo, un telefono caratterizzato dalla sua struttura in Kevlar, è veramente molto bello da maneggiare al tatto. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera che permette scatti a 8 megapixel con autofocus, un flash LED, possibilità di girare video a 1080 punti con 30 frame al secondo e registrazione stereo dell'audio. Dunque, vediamo qualche altra caratteristica, mi scusate un attimo che mi aiuto. Le dimensioni sono di 130x68, come detto 7,1 mm di spessore, 127 grammi di peso. Il telefono supporta le quadribande, GPRS, Edge ed è HSPA. Fotocamera frontale da 1,3 megapixel per la videochiamata e anche per fare fotografie. Connettività, abbiamo il Bluetooth in versione 4.0 addirittura e naturalmente le bande per il Wi-Fi. Dicevamo, monta la versione 2.3.5 di Android e una batteria da 1780 mAh. Vediamo un attimo qualche caratteristica velocemente. Naturalmente il telefono è appoggiato sulla piattaforma di Gmail, quindi il cuore è la casella di posta elettronica. Qui abbiamo il nostro sito già aperto, molto veloce nel caricare le pagine, velocissimo nel rendering, un ottimo browser. Andiamo un attimo a cercare, tenendo premuto la casetta troveremo tutte le pagine della home page da poter variare e modificare a piacimento. Vediamo se riesco a trovare rapidamente il telefono, eccolo qua. Questo è il classico pad di Android, tastierino, ultime chiamate fatte e ricevute, contatti e i nostri contatti preferiti. Bene, direi che per questa presa di contatto iniziale può essere tutto, vedremo di approfondire successivamente la conoscenza con questo telefono. Un ringraziamento da Paco Digi.